intanto che è molto bello giocare in un clima del genere, perché pubblico caldissimo di Caserta, altrettanto quello di Avellino, si respirava veramente un'aria da derby, un'aria di una partita che valeva qualcosa di più dei due punti. E i giocatori hanno vissuto però un'emozione che forse, soprattutto per i nostri rookie, vale qualche cosa in più che giocare una gara semplice di pallacanestro. Quindi questo intanto è un dato di fatto. Complimenti al pubblico, c'è stato calore, c'è stato entusiasmo, un palazzetto pieno, fa bene al basket, fa bene a noi per provare queste emozioni. E quindi credo che sia stata veramente una partita che è stata degna di quello che ci si aspettava. La seconda cosa, faccio complimenti ai miei ragazzi perché siamo partiti andando sotto di 11, con Caserta che ci ha punito terribilmente sul pick and roll laterale, hanno attaccato Fesenco, lui ha sbagliato la posizione, usciva troppo sulla palla, lasciava dietro troppo spazio. Quando siamo riusciti ad aggiustare quel movimento, abbiamo fatto due canestri in più, siamo riusciti a chiudere il primo quarto sotto solo di un punto, e questo credo che sia stata la chiave della gara, perché meritava molto di più Caserta nei primi 10 minuti, e l'essere andata solo sotto di uno ci ha dato tanta fiducia. Abbiamo giocato bene il secondo quarto, il terzo quarto loro sono riandati avanti, è chiaro, davanti al loro pubblico, spinti, con tanto talento. Sosa e Vatt su quel pick and roll hanno sicuramente fatto tantissimo, però nello stesso tempo abbiamo fatto anche noi delle scelte che ci hanno aiutato nel togliere dal campo tutti gli altri. Poi all'ultimo quarto, devo dire, soprattutto con l'uscita di Ragland, ho voluto sempre di più mettere la palla in post basso a 3, giocando un gioco per Thomas. Siamo arrivati lì, abbiamo preso dei falli, abbiamo fatto dei tiri liberi e soprattutto abbiamo fatto 2 o 3 difese di altissimo livello con Marco che ha chiuso benissimo il ferro e che siamo riusciti a giocare a nostro modo, veramente una difesa molto molto buona. Per noi sono 2 punti importanti perché ci mette un po' stabile nei primi 4 e soprattutto ci ha dato l'emozione di vivere una partita di così alto contenuto emotivo e, devo dire, anche di così alto contenuto tecnico-tattico. Abbiamo attaccato bene la zona, abbiamo mosso bene la palla, siamo contenti. Posso? Dimmi, Camillo. Una cosa positiva è che l'hai vinta senza Ragland nel secondo tempo, perché tutti hanno un tocco zero nella ripresa e tutti ti hanno dato qualcosa, le une hanno lasciato sta strillare. Forse l'unico appunto sono i 36 tiri da 3, forse ne avete un po' abusato a un certo punto della partita. Erano tiri aperti, erano grandi sì, forze. Sì, però perché noi non siamo una squadra che fa tutti questi tiri da 3, la verità. Loro hanno fatto una scelta all'inizio un po' più aggressiva, poi un po' più contenitiva. Io più che, sai, da 3 o da 2 a me interessa poco. A me l'unica cosa che, se avete visto, io ho cambiato dopo 2 minuti e mezzo del terzo quarto Randolph, che ogni pallone che aveva voleva attaccarlo per rompere la partita. Invece quando tu giochi con queste difese devi essere bravo a fare un ribaltamento, devi trovare l'uomo libero nell'angolo opposto. Noi siamo stati, credo, abbastanza bravi quando abbiamo fatto a un certo punto un pick and roll centrale a salire, cioè loro ci seguivano la palla e con l'angolo opposto siamo saliti in lunetta per allargare poi il campo. Su quello Zerini è stato bravissimo, Diu è stato bravissimo, Thomas è stato molto bravo, poi sai, da 3 o da 2 questo poi te lo concede un po' la difesa, però ecco, credo che l'unico errore offensivo tattico che abbiamo fatto a un certo punto è che volevamo rompere la partita, soprattutto con Randolph che voleva, per troppa voglia, voleva attaccare, invece ci andavamo a schiantare contro il ferro, invece bisogna avere un po' più di pazienza.